And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Bentrovati, un caro saluto a tutti voi, un saluto a chi ci segue da casa e stiamo concludendo quello che è un percorso iniziato ormai da oltre un mese che ci ha visto visitare le scuole d'eccellenza della nostra Calabria, della nostra regione. Siamo oggi al liceo statale Capialbi di Vibo Valentia e ringrazio il dirigente scolastico che ci ospita, saluto Don Antonio Tarzia, Sergio Uccello, che sono qui per concludere questo viaggio che abbiamo fatto nella nostra regione, volendo dedicare a voi ragazzi in modo particolare la figura di Cassiodoro come un modello sano, un modello da seguire, un modello da imitare. E in questa edizione, questo progetto che è stato sostenuto dalla Regione Calabria, che ringraziamo, è stato patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, stiamo attenzionando i licei musicali, perché la musica, ce lo dirà sia Don Antonio ma anche Sergio Uccello, è un qualcosa che Cassiodoro ci richiama ad attenzionare nell'intimo profondo, ecco, della spiritualità, della cultura, aspetti sociali importanti, quindi questo linguaggio universale attraverso il quale noi vogliamo, ecco, portare ancora una volta, per come da intendimenti di Don Antonio Tarzia, Cassiodoro al centro della nostra attenzione. Apriamo questo nostro incontro dando subito la parola al dirigente Antonello Scalamandrè, che ringrazio ancora una volta per questa ospitalità, ma soprattutto gli dico grazie per quello che sta facendo come scuola, come agenzia educativa e soprattutto, ecco, per quello che farà, perché sappiamo che in questa scuola ci sono bei progetti, ma soprattutto ci sono loro, i veri protagonisti, i giovani che
anche attraverso la musica ci aiutano ad esportare il meglio della Calabria, la parte più bella. Buongiorno a tutti, ringrazio Don Antonio Tarzia in qualità di presidente dell'associazione Cassiodoro che dà al nostro liceo questa importante opportunità di attraverso Cassiodoro far conoscere le realtà calabresi che ci sono, realtà scolastiche. In questo caso questa figura molto importante di Cassiodoro, di cui veramente se non era per l'associazione nessuno di noi ne era a conoscenza, un calabrese che è tutto tondo perché si occupava di tutto, politica, musica, filosofo, è una persona veramente da questo punto di vista molto religioso, ha fondato il Vivarium, quindi una persona veramente di una cultura. Io il messaggio che voglio lanciare ai miei studenti e come scuola dico: con la cultura la Calabria ce la può fare, cioè cerchiamo di renderci conto che già Cassiodoro all'epoca in cui in quel periodo prima del Medioevo c'era di tutto, perché c'era invasioni, c'era da parte di molti popoli saccheggio di tutto quello che c'era nella nostra meridione, nella nostra Calabria. Lui da uomo di cultura ha capito che bisogna fare scuola, bisogna istruire, è attraverso la cultura che cresce il territorio, perché la Calabria è una terra sfortunata. Perché è sfortunata? Perché non riesce ancora oggi a decollare. Noi siamo convinti che se ogni istituzione scolastica si mette a fare il proprio dovere, nel senso di far crescere, rendere attivi gli studenti per farli crescere e diventare un giorno cittadini attivi europei, perché siamo in Europa, e quindi è questo, con questo spirito che noi siamo stati contenti, e ringrazio il Don Antonio Tarzia per questa opportunità che ci viene data. Io voglio fare un ringraziamento ai ragazzi che sono qui, perché in questo periodo veramente con grande sacrificio e con grande compostezza e con grande veramente merito stanno facendo diversi concerti e sto avendo da parte di molti enti e veramente dicono è anche giornalisti, è una bella realtà che c'è a Vibo Valentia. Io sono orgoglioso per tutti noi, perché vuol dire, e ringrazio chiaramente tutti i maestri di musica, in particolar modo il maestro Diego Ventura, ma tutti quanti e tutti i ragazzi. E con questo concludo e do la parola al relatore. Grazie, grazie dirigente. A valorizzare ancora di più questi ragazzi, ve lo dico ora da subito, l'associazione Cassiodoro ha anche pensato di ritagliare uno spazio in quello che è uno dei momenti istituzionali tra i più importanti che l'associazione porta avanti ogni anno, che è il premio Cassiodoro, un premio che quest'anno si produrrà in quel di Squillace, non sappiamo ancora se saremo davanti al castello oppure al parco Scolacium, lo stiamo definendo in questi giorni, ed è un premio che ha visto personalità importanti parteciparvi, ma soprattutto ha visto lanciare proprio da questa terra, che lei ritiene sfortunata, ma se mi consente con grande stima e affetto le dico, una terra che deve anche smetterla di piangerci addosso, e quindi una terra che deve reagire, voi in modo particolare potete farlo più di chiunque altro, che ha visto incontrarsi diversi saperi. Pensiamo ai premi che Don Antonio ha voluto dare, dal cardinale Menichelli ai fratelli Fidel, Raul Castro, al professor Pappone, al professor Vasapollo della Sapienza di Roma, cioè una terra che ha fatto parlare di sé in modo positivo, come purtroppo non spesso e non per come dovrebbe accade. Detto ciò, quest'anno l'associazione ha voluto arricchire il cast artistico, che sarà rappresentato anche a personaggi illustri della musica, pensiamo al maestro Marco Frisina, pensiamo alla Fondazione Pavarotti attraverso la presenza della moglie del maestro Nicoletta Mantovani, quindi
ha pensato di inserire nel cast artistico proprio le scuole, e la presenza anche del maestro Uccello nelle scuole diventa per noi garanzia di qualità, perché è lui che sta curando una sorta di selezioni. Noi andremo ad ascoltare alla fine di questo incontro proprio dei momenti musicali, e sono quasi certo, lo dico anche al maestro Diego, che anche questo istituto potrà in qualche modo essere tra i prescelti. Ve lo comunicheremo nell'incontro che ci sarà in Regione, e quindi spero, ecco, che questo cast artistico possa anche vivere quell'altro momento di cultura, ma soprattutto di riscatto della nostra terra e dei nostri uomini e donne. Detto ciò, io do subito la parola a Don Antonio Tarsia, che ogni volta diventa sempre più difficile sintetizzare il suo curriculum. Voglio dirvi solo tre cose. Don Antonio Tarsia, oltre ad essere il presidente dell'Associazione Centro Culturale Cassiodoro, è colui che ha seguito per molti anni la direzione generale delle Edizioni San Paolo. Ha creato il giornalino G-Baby, proprio dedicato ai giovani, cura la direzione di Jesus. Una persona, un professionista, che ha scelto, ecco, nella sua missione, anche la professione attraverso l'editoria, di comunicare il bello, di poter dare, ecco, questo strumento di riscatto, ragazzi, di difesa, che è la cultura. Allora a lui diciamo un grazie di cuore, ci associamo a quello che diceva il preside, non solo perché, ecco, valorizza i nostri ragazzi, ma perché ha tirato fuori, ecco, questa figura, questo calabrese doc che, ripeto, e non mi stancherò mai di ribadirlo, è un modello da imitare. Don Antonio, grazie a te il microfono per contaminare in positivo questi ragazzi di colui che tu ritieni una persona di cui è innamorata, Cassiodoro il Grande. L'ultima volta che sono stato vivo avevo lo stesso tanti occhi lucidi davanti, ma era una situazione molto diversa, ero nel carcere di Vibo, perché noi come Cassiodoro facciamo tante piccole cose. Questi due ultimi anni stiamo visitando le carceri per dare adito a quello che aveva detto Papa Francesco, di aprire le porte all'interno del carcere della Misericordia, e io con i vescovi locali vari organizziamo una giornata su Cassiodoro, ce l'abbiamo messa, parliamo con loro, alle volte confessiamo, alle volte si chiacchiera solo, e poi alla fine, andando via, lasciamo come ricordo, dopo la messa, delle Bibbie che abbiamo fatto apposta per loro su carta india, senza copertina, in modo che non possano diventare ancora più contundenti, eccetera. È un modo di avvicinare così questo concetto di Cassiodoro, che voleva diffondere la Bibbia a tutti i costi, per cui aveva creato questo suo avvivarmi, questo scriptorium, una specie di tipografia dove moltiplicava le copie con gli amanuensi. È stato il primo a portare la moltiplicazione delle copie in un modo ufficiale, in un modo come se fosse editoriale, eccoci. E alla fine della sua vita, a 94 anni, 93 anni, ha fatto l'ultimo libro, 94 è morto. L'ultimo libro che ha fatto per i suoi monaci, un centinaio di libri aveva fatto, era questo De Grammatica, che era un modo di insegnare a scrivere, a copiare bene, senza fare errori, senza pretendere di cambiare alcune cose che magari pensavano che fossero sbagliate, come rilegare i libri per le mani dei bambini, per gli adulti, eccetera, i libri miniati e così via. Tutta una civiltà che nasce con lui, con la sua enorme biblioteca che aveva e che aveva affidato ai suoi monaci, e che poi va diffusa in tutta Europa. Pensate che quale apporto ha avuto Cassiodoro col libro, se ancora adesso, dopo 1400 anni, nei vari musei, nelle varie biblioteche d'Europa, ci sono ancora 1170 opere che vengono dallo scrittorium di Cassiodoro. Con tutte le guerre che ci sono state, tutte le distruzioni, quanti ne ha fatti di libri questo per metterli? Eccoci, Cassiodoro è questo personaggio fantastico, però è calabrese, non è un torto, no? A noi ogni tanto ci attribuiscono un brigante, un mafioso, un coso, e noi dobbiamo dire, sono i nostri paesani, sono amici nostri, vicini di casa, purtroppo c'è il bene e c'è il male che si mescola. Cassiodoro era uno dei nostri. È nato a Squillaci, 10 anni, è stato lì. Poi, siccome suo padre era un ministro, suo nonno era già stato generale di corpo d'armata, suo bisnonno pure,
ero un ministro a Ravenna, ero andato a Ravenna, studiato lì assieme alla figlia di Teodorico, a Malassunta, la prima regina d'Italia sarà poi, e qui è diventato amico di re di Ravenna. Ne ha seguiti 4-5 come personaggio chiave, è stato prefetto del Pretorio, quindi il massimo della politica di allora. Il regno di Ravenna non era quella cosina piccola che sembra a noi, o che troviamo noi stessi di scuola, dove si dice il sarcato di Ravenna, c'era questo il principe barbaro mandato da Bisanzio per contenere un po' le guerricciole che venivano in Italia, manda questo fa lì qualche cosa per alcuni anni. No, intanto è vissuto per almeno un secolo lì questo piccolo regno, e poi non era così piccolo perché comprendeva la Sicilia, tutta la Dalmazia, andava fino al Rodano e al Reno, è una cosa enorme, un principio di Europa. E Cassiodoro, come quasi viceré ai tempi di Malassunta, ha governato questo piccolo regno, lui, un piccolo calabrese, nato a Squillace, ha governato questo regno. E lui era un utopista come tutti i calabresi, voi vedete i santi calabresi, da Campanella a Gioacchino da Fiore a San Francesco di Paolo, sono tutti gli utopisti, cioè gente che pensa in grande. Voi dovete avere il coraggio di essere in questo qui col DNA dei calabresi, pensare in grande, allora salverete la vostra vita e anche la storia del futuro che è legata a voi, perché voi siete i protagonisti di domani. Noi ormai siamo sì, mezzi protagonisti del passato, ormai noi abbiamo una certa età, io almeno c'ho una certa età, l'età dei vostri nonni, ma voi invece avete tutto davanti e dovete essere voi quelli che informano, quelli che danno il timbro della loro realtà a questo futuro che viene. Cassiodoro per esempio sognava, aveva già un piccolo regno che governava, o un grande regno come volete, ma lui sognava l'Europa. 1400 anni prima di De Gasperi e del presidente tedesco, lui aveva sognato l'Europa e diceva dobbiamo fare un regno europeo, un'Europa unita, quindi accettare gli altri, accettare i barbari che venivano, metterci assieme a loro, non fonderci, mantenere le diversità perché le diversità sono ricchezza, però stare assieme, avere un progetto unico, guardare nella stessa direzione. Come si fa nel matrimonio, no? Si dice sempre, ragazzi, fate una famiglia nuova, una piccola chiesa, affrontate la realtà del futuro, non guardatevi negli occhi l'uno con l'altro, quello si può fare i primi giorni di fidanzamento per conoscersi, ma poi alla fine a guardarsi l'uno nell'altro negli occhi cosa si vede? La propria immagine impicciolita e basta. Guardate invece nella stessa direzione e così vedete il futuro, informate il futuro. Quello che volete fare, una famiglia con delle famiglie, con dei bambini, di far crescere questa chiesa, far crescere questo Stato, far crescere questa realtà. Ecco, cioè lui pensava al futuro e voleva fare questa Europa grande. Lui dice, mettiamo assieme le tre forze che abbiamo, la misericordia cristiana, la carità e misericordia cristiana, il diritto romano, guardate che il diritto romano ancora oggi fa parte dei diritti del mondo. Tutte le nazioni civili che hanno un diritto si basano sul diritto romano. E poi dice a lui, la terza cosa, prendiamo la forza dei Goti. I Goti ci hanno invasi, però hanno invaso tutta l'Italia, quindi hanno una forza militare più forte di quella di Roma, che Roma aveva il Senato, lui era anche senatore, famiglia senatoriale, quindi era anche senatore a Roma, era ambasciatore a Bisanzio, senatore a Roma, ministro a Ravenna, questo era il piccolo calabrese nato a Squillace. E lui sognava questa storia qui, ci mettiamo queste tre forze assieme e facciamo l'Europa. E qualcuno gli dice, ma come ci mettiamo con i barbari? I barbari, i Goti sono barbari, non posso mettersi con noi che abbiamo 300 anni di storia dell'impero romano e ancora prima eravamo dei grandi e discendiamo dai greci, questi non sappiamo neanche da dove vengono fuori. Allora lui ha detto, ma ai senatori, questo ha detto, ma voi credete veramente che possano dei barbari venire qui e conquistare l'impero, conquistare l'Italia se sono solo dei barbari? Hanno le loro motivazioni di civiltà, è una civiltà diversa. E allora ho scritto 13 volumi, tanto per convincere i senatori, 13 volumi, le storie Gotorum, e spiegato la storia dei Goti, ha spiegato la loro professionalità, il fatto come loro trattavano l'argento, per dire, il fatto come loro costruivano le armi, che è una civiltà diversa, dice, non fa le stesse cose nostre, però anche loro sono uomini e uomini dotati. Bisogna mettere assieme, prendere il valore l'uno dell'altro e non avere paura se l'altro è più bravo di te. Perché se tu ti metti assieme a lui, il tuo valore viene moltiplicato dal valore dell'altro. Mentre se tu alzi solo i muri, tendi solo a difendersi, tu resti sempre lì e alla fine ti atrofizzi pure.
Questi sono discorsi che oggigiorno ancora a noi li troviamo sui giornali. Cosa vuol dire accettare gli altri? Cosa vuol dire cercare di collaborare invece che alzare i muri? E qualcuno non lo vuole ancora capire anche oggi. Cassiodoro l'aveva già capito allora e lo diffondeva e lo dava nelle scuole. Lui voleva fare una scuola a Roma che fosse una grande scuola, l'università dei saperi. C'erano allora delle belle università, come c'era ad Alessandria, c'era ad Atene, c'era a Pergamo, c'erano delle belle università. Però ogni università aveva un sapere, massimo due. Lui voleva una scuola, cioè, l'uomo colto non può andare avanti con un sapere. Questo è lo specializzato, ma non è l'uomo colto. L'uomo colto deve essere colto in tutto, quindi almeno 7 percorsi di sapere. È lui che inventa il triduo e il quadrivio che poi attraversa tutto il Medioevo, poi arriva fino a noi, e l'università che conosciamo noi è quella di Cassiodoro, il nostro ragazzino di Squillace. E fonda l'università, la prima università d'Europa, la fonda lui. Voleva farla a Roma, siamo Papa Agapito. Aveva detto a Papa Agapito anche, guarda che io ti faccio questa università, ti costruisco i testi, ha scritto anche i testi, le tracce dei testi che devono essere i testi universitari, per i 7 percorsi. E in questi 7 percorsi lui ha voluto che l'ultimo percorso fosse la musica, che allora non c'era, la musica allora era divertimento, c'erano i tamburelli, le cose, quando si faceva festa si faceva anche rumore, che qualche volta diventava anche musica e rumore. Lui invece vuole la musica non studiata a scuola. Dobbiamo essere maestri di questo dono che Padre ci ha fatto. E lui credeva tanto che fosse dono, che a un certo punto c'è una frase bellissima nel suo, libro, dove dice, intanto collega la musica con Pitagora di Crotone, che aveva scritto la musica degli astri, eccetera, quindi parla della musica come l'origine della creazione, l'origine del tutto. Dice, voi avete queste migliaia di galassie, quindi i numeri che entrano in cielo come voleva Pitagora, perché se questi qui non avessero armonia si scontrano tra di loro, quindi arriva il caos. Dove non c'è musica c'è caos. La musica è melodia, la musica è ordine, la musica è numeri. La musica, dice a lui, è quella che precedeva in qualche modo la creazione. Perché Dio nella Bibbia dice, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Quindi la prima creatura di Dio è la luce. Ma prima della luce c'è la parola di Dio, e quindi c'è la musica. D'altronde anche altre religioni, oltre alla cristiana, tengono a questo fatto. Prendete voi l'induismo, per esempio, ma anche il buddismo, gli altri. Hanno sempre questo Dio creatore che crea danzando e cantando. Il vostro liceo, no? Che danza e canta. Dice, il creatore, danzando e cantando, ha espresso questa sua enorme carità da inventare un'altra persona con cui dialogare. La Bibbia ci dice che Dio scendeva tutti i pomeriggi nell'Eden e parlava con questa creatura nuova che aveva fatto, che aveva una coscienza, quindi una scintilla divina, e dialogava con lui. Si era creato un partner. E quindi eccoci una relazione ad extra. Già la Trinità è tutta relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, questo fuoco che corre d'amore, e lui ha creato ad extra l'uomo. Ci ha messo noi. Però la musica c'entra in questo fatto qui. Quindi amate la musica. E lui dice, se voi continuate, dice, gli uomini del suo tempo, che era peggio del nostro, peggio del nostro. Pensate che lui ha vissuto nel tempo della guerra gotica, che stando quello che scrive Procopio, che è uno storico del periodo, si mangiavano l'uno con l'altro, si scannavano semplicemente per un cicorino, per un pezzo di erba che era mangiabile, perché per anni non ha coltivato nessuno la terra, quindi c'è stata una carestia totale. E poi in quel periodo è il periodo in cui tutti gli eserciti giravano scorazzando e distruggendo le città. Pensate che in un secolo Roma è stata distrutta 4 volte in quel periodo lì, da Gianserico, da Totila. Ognuno che passava andava e distruggeva Roma, buttava giù i monumenti, faceva un po' di casino, cioè poi se ne andava a passare. Totila addirittura ha distrutto 40 città, ha cominciato con Genova, poi Milano, poi Pavia, poi andata a Bologna, poi è arrivato fino a Napoli, a Salerno, poi è risalito e poi finalmente hanno ammazzato pure lui in battaglia, quindi ha cessato di distruggere le città. Era terribile questo Totila. Beh, era ai tempi di Cassiodoro Totila, in quel periodo lì comincia la sua tragica avventura con l'Italia. E beh, lui dice, in questi tempi tristi voi continuate ancora ad essere ingiusti con gli altri, a non avere la carità verso gli altri, a non dare del vostro agli altri che non ha, e quindi siete contro la vostra coscienza, contro Dio. Beh, dice, se voi continuerete a essere ingiusti, perché per lui la giustizia è più importante della carità, almeno veniva prima in ordine di tempo, se voi continuate a essere ingiusti, il Signore vi punirà
con la punizione peggiore, dice lui, vi porterà via il gusto della musica. Pensate un po', voi che siete tutti qui con i vostri strumenti, vi ho visto come alcune ragazze tenevano lo strumento, sembrava fidanzato, cioè lo portavano con una certa... Bravi, la musica vi può liberare l'anima, la musica può rendervi grandi, la musica è questo linguaggio universale che senz'altro vi mette in relazione col vostro pubblico, con i vostri vicini, con gli altri. Quindi voi potete dialogare con le note, perché la musica è il grande linguaggio dell'universo, appunto come Ciccio Cassiodoro. C'è una nota anche che Cassiodoro, che è simpatica sulla musica, dice che il cuore della musica non sono le note. Il cuore della musica sono i silenzi tra una nota e l'altra. D'altronde dice, Dio per l'eternità, il suo linguaggio è silenzio. E Dio non aveva con chi parlare. E quindi tutta l'eternità, prima della creazione dell'universo, era avvolta nel silenzio, che questo è il linguaggio di Dio. E questo è il cuore della musica, il silenzio. Parliamo come parla Dio. Poi ci arrivano le note e le note portano la festa. Per cui la musica è dialogo, rapporto, festa. E noi abbiamo cercato di mettere in questo discorso di Cassiodoro, di questo grande, che ha fatto di tutto, ha inventato i monasteri, e di monasteri ne ha fatti due, uno per gli eremiti e uno invece per i cenobiti, per quelli che vivevano assieme e quindi anche lavoravano, copiavano i testi, si inventavano la cultura, eccetera. Ed è stato uno dei primi, e lui è contemporaneo di Benedetto, solo che... Lui aveva dato anche questa operatività che Benedetto non è ancora data all'origine, perché la sua cultura la voleva trasmettere ai suoi monaci. Inventa il primo ospedale della Calabria, lui scrive a questi monaci: e cari fratelli infermieri, ci tenete presente che Dio ci ha fatti sani e ci vuole mantenere sani e ci ha dato anche gli strumenti per guarire quando noi avessimo qualche malattia. La malattia della pelle, dice, curatela con la talassoterapia. Lui aveva fatto le vasche a Copanello dove andavano i pellegrini, la gente che era di passaggio, andava a curarsi le malattie della pelle e li guarivano. E poi dice, tenete presente che la guarigione di tutte le malattie c'è nelle erbe, nelle piante. In questo era più al di là dei degani. Dice, vedete perché il Signore ci ha dato queste erbe, noi dobbiamo solo conoscerle, sono le erbe officinali, le erbe medicinali. E queste piante, allora lui aveva raccolto tutti i libri possibili del suo tempo, alcuni splendidi libri li abbiamo ancora adesso, per esempio alla Biblioteca di Napoli ce n'è uno fantastico con un migliaio di miniature di erbe, di foglie fatte perfette del VI secolo, che lui aveva comprato in Siria, perché lui dove trovava i libri li comprava per la sua enorme biblioteca. E quindi lui affida a questi monaci questo fatto delle erbe medicinali. Siamo sempre nel VI secolo, tenete presente. Il VI secolo è lì, insomma, due secoli dopo Costantino. Un periodo dove tutti gli altri, in fondo, avevano a combattere con questi barbari che stavano rivelando, facendosi alla storia, e quindi facendo strage e sangue dappertutto. E lui, invece della strage e del sangue, lui porta la pace. Lui porta il raffronto con gli altri, l'accettazione degli altri per unirsi assieme e fare un mondo diverso. E qual è il sogno più grande per noi oggi che ci troviamo in un periodo in cui non sappiamo cosa succede domani? Non riusciamo a capire la politica, non riusciamo a capire la finanza, non riusciamo a capire niente perché è tutto così ingarbugliato, imbrogliato, che tutti i giorni ci dicono una cosa diversa. Seguiamo la televisione che ci imbottisce di notizie e di contronotizie e spesso anche di bugie portate a notizie. E quindi qual è la nostra aspirazione? Trasformare questo mondo. E poi questa missione di trasformare il mondo è vostra, ragazzi. Dopo i 12 anni, come si entra nell'adolescenza, prima si sogna, noi essendo calabrese sognatore per natura, quindi prima si fa utopia, ma poi questa utopia, quando si verificherà ai tempi giusti, diventerà profezia. Io voi questo auguro, che con la musica, con la vostra forza d'animo, voi possiate cambiare la Calabria, perché merita di essere cambiata. Questa terra benedetta da Dio tra due mari, con i venti dei due mari che producono alcuni fiori rari e alcune piante rare, tipo, non so, il bergamotto, oppure, non so, quella specie di prugna là, che viene alla Mezzia Terme. È una terra privilegiata la nostra. Il Signore a noi ci ha stabilito qui, ci ha dato questo dono di natura, si è nati qui. Cerchiamo quindi di portare i nostri privilegi al resto, ma...
cerchiamo di fare la storia migliore, che sarà la nostra storia. Grazie. Vinci le tue dipendenze. Se chi ti sta vicino ha bisogno di aiuto, se vuoi aiuto, per qualsiasi consiglio o informazione, telefona a Linea Verde Droga. È un servizio anonimo e gratuito, aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14. Lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 19. Chiama l'800 019 899. 800 019 899. È un servizio regionale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ASP di Catanzaro. Grazie a Don Antonio. La novità che quest'anno ha contraddistinto questo nostro percorso è appunto questo abbinamento di Cassiodoro alla musica. A Sergio Uccello, il maestro Sergio, io vorrei chiedere anche quello che i nostri telespettatori stanno vedendo, quello che voi ragazzi avete anche visto qui all'ingresso della vostra scuola attraverso la mostra che poi andremo a visitare alla fine di questo incontro, una mostra che parla di Cassiodoro ma lo vede vicino ad altri due grandi della musica, Verdi e Toscanini. Quindi maestro, vorrei che lei ci dicesse il perché di questa scelta, soprattutto cosa rappresenta. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sono contentissimo di essere qui a Vibo perché io ho studiato qui al conservatorio, quindi tornare per me è sempre un'emozione, insomma. Rifacendo la strada per venire da casa qui, sono tornato un po' indietro nel tempo, ripensando agli esami da dare e tutto il resto. E niente, quindi sono contentissimo. Appunto, Cassiodoro, perché Cassiodoro? Cassiodoro è la musica. Tra Cassiodoro e la musica c'è un legame strettissimo, abbiamo visto, ha detto benissimo Don Tarsia. Per lui la musica è, appunto, introduce la musica nell'università, una cosa interessantissima, importantissima, perché grazie a lui si comincia a studiare la musica. Prende spunto tantissimo da Pitagora, dal monocordo di Pitagora, quindi tutte le teorie sulle le ottave, le quarte e tutto il resto, sappiamo benissimo, le state studiando anche voi. Ma non solo, anche Boezio, che era suo cugino, e poi studia tantissimo anche gli strumenti musicali, si interessa al canto, agli strumenti a corda, agli strumenti a fiato, agli strumenti a percussione. Quindi è davvero un uomo eccezionale, è stato davvero grande, Cassiodoro il Grande. E da questo punto di vista, quindi, da tutto, secondo me parte tutto da lì, parte tutto da Cassiodoro. E grazie a lui che adesso ritroviamo, appunto, ci ritroviamo noi a studiare musica nelle scuole, quindi ovviamente dobbiamo ringraziarlo per questo. E come ponte virtuale tra Cassiodoro e i giorni d'oggi abbiamo posto due figure importantissime che sono Giuseppe Verdi e Toscanini, che hanno portato il nome dell'Italia nel mondo, sapete benissimo, con le loro opere, Toscanini dirigendo anche l'orchestra di New York, e quindi ricevendo anche l'apprezzamento dello stesso Giuseppe Verdi dopo l'esecuzione del Falstaff. Quindi il nome dell'Italia è portato in giro nel mondo grazie soprattutto a loro due, e anche a Beniamino Gigli. Beniamino Gigli perché ultimamente si è, appunto, ci si è interessati anche a lui, anche dalla cinematografia, e quindi si è girato un film, è stato girato un film sulla sua vita, anche con attori calabresi, cantanti calabresi che hanno partecipato, e quindi verrà, quindi, poi proiettato nelle sale cinematografiche e in televisione. E quindi, e ovviamente Pavarotti, va bene, avremo ospite sua moglie quest'anno al premio Cassiodoro che si svolgerà il 5 agosto,
come diceva il dottor Gareri, e quindi niente, io volevo solamente dire questo. Sono stato in commissione del premio Cassiodoro, del concorso Cassiodoro, Vivarium Cassiodoro, e ho potuto notare la grandiosità dei nostri ragazzi. Abbiamo girato insieme i 5 licei musicali della Calabria e ho visto davvero tanti, tanti ragazzi in gamba che stanno crescendo grazie alla musica, stanno diventando grandi, stanno diventando uomini, perché la musica fa crescere anche da questo punto di vista. Già il suonare insieme significa collaborare, il raggiungimento di un obiettivo, arrivare a un obiettivo insieme, quindi confrontarsi. Questa è una scuola che non serve solo per suonare, serve anche una scuola di vita, insomma. Quindi è importantissimo, e volevo congratularmi con tutti e niente, grazie ancora. Grazie, grazie anche a Sergio. È una cosa che viviamo come un gran bel regalo, è proprio, ragazzi, il lavoro che voi avete fatto. Tra poco lo ascolteremo, però vorrei ascoltare prima il professor Diego Ventura, invitandolo a venire qui. Mantengo la promessa, un intervento breve, professore, però è importante per noi, per i calabresi, per l'altra agenzia educativa, che non deve delegare a voi l'educazione ai propri figli, ma insieme a voi deve sicuramente valorizzarla, quindi mi rivolgo alle famiglie, quindi far sapere loro quello che i ragazzi hanno fatto, soprattutto, ecco, come escono da questo incontro con Cassiodoro. Grazie, grazie dottore. È stata per noi un'occasione propizia poter aderire a questo progetto che in realtà all'inizio è stato un po' atipico rispetto, no, ai nostri schemi progettuali, però strada facendo ci siamo sforzati di cogliere, ecco, delle cose molto significative e grazie a questo progetto abbiamo fatto un lavoro di ricerca trasversale con i nostri ragazzi, in sinergia sia con i docenti, i professori di storia della musica e anche di teoria, analisi e composizione, nonché appunto della esecuzione vera e propria. Perché abbiamo pensato, confortati anche dalla testimonianza di Don Antonio, di studiare così due brani che potessero in un certo qual modo afferire trasversalmente a Cassiodoro. Uno che ricalca un po' il suo spirito cristiano, perché oltre che grande intellettuale, stiamo parlando di un personaggio, un grande assertore della fede cristiana. E quindi, così come Bach amava sottolineare le sue opere concludendo che soli Deo, gloria et honor, noi abbiamo anche messo su un brano tratto da una messa che recita solo il testo gloria in excelsis Deo, come per dire tutto, no, in questa armonia celeste va a confluire, ecco, nelle mani di Dio. E abbiamo pensato di fare questo brano. E poi abbiamo studiato anche invece un altro brano che ci riporta alle melodie un po' medievali, visto che il personaggio di cui stiamo studiando appunto è un po' ponte di congiunzione tra l'antichità e il Medioevo, ascolteremo un brano che richiama questo proprio linguaggio, che è un po' lontano dal nostro sistema tonale e che un compositore moderno ha messo in musica e noi abbiamo colto. In più, lo sottolineerà in maniera più puntuale l'altro collaboratore, l'architetto Magro, abbiamo evinto un brano di Toscanini, non tanto come appunto direttore d'orchestra, perché lo conosciamo come direttore d'orchestra, ma come compositore. Ve ne parlerà poi il professore Magro. Grazie, grazie mille professor Ventura. E facciamo una cosa, intanto invito l'esecutore del brano a raggiungere la sua postazione, che sarà il pianoforte, e ci raggiunge anche il professor Emilio Magro, a cui, ecco, chiediamo una sorta di presentazione di quello che andremo ad ascoltare, professore, ma soprattutto, ecco, andiamo a rimarcare l'importanza anche per i ragazzi di confrontarsi
con questi che sono per certi versi dei mostri sacri della musica, ma sicuramente ecco, dei modelli che vogliamo trasferire e che loro faranno bene in qualche modo ad imitare. Il Liceo Musicale Capialbi ha avuto il piacere di presentare al concorso indetto dall'Associazione Culturale Cassiodoro un brano del grande maestro Arturo Toscanini, nel doppio anniversario, 150 anni dalla nascita, 60 anni dalla morte, che ora sarà eseguito al pianoforte dal nostro allievo della quarta classe musicale, Benito Moreno De Rosa. Tre, come avete sentito, sono stati gli autori ai quali questo concorso ha fatto riferimento: Cassiodoro, Verdi e Toscanini. Non ci siamo cimentati sui brani di Cassiodoro perché non è ancora conclusa la stemmazione organica e critica delle sue opere, né su brani di Verdi perché ormai universalmente riconosciuti, ma invece sottolineando una delle peculiarità della nostra scuola, cioè quella della ricerca, la scelta del brano ovviamente è ricaduta su Toscanini per dare risalto all'aspetto poco conosciuto della vita del maestro parmense, quella di compositore. Peraltro Toscanini negli ultimi anni era solito dire che la ragione per la quale dedicò la sua vita a dirigere la musica di altri fu che egli stesso non aveva avuto il dono della composizione. A sostegno di ciò citava questo brano che adesso sentirete in Berzelius per pianoforte e ne sottolineava la sua debolezza strutturale. Ma in realtà non è un brano così debole, semplicemente forse non è uno dei migliori, a fronte di altre sue composizioni ben più interessanti che invece dimostrano come fosse comunque in grado di concepire un pensiero musicale che avrebbe valorizzato enormemente la sua vena compositiva. Al pianoforte, Benito De Rosa.